Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti in questa nuova live. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Scusate, ho subito un messaggino da leggere. Ok, sì, una risposta da parte di Mamma Blaze che mi stava mandando foto e cose poco fa. Ma ciao ragazzi, come state? Come va? Questo lunedì, questo primo giorno della settimana. Perché in tutto ciò, scusate, ho appena notato una cosa. C'è Twitch nella dashboard che segna di solito i vari numeri, no? C'è la durata della live, gli spettatori, i follower, il bitrate, come va? Gli abbonati, eccetera, eccetera. Follower zero. Ma come zero? Perché cazzo sono finiti tutti quanti? Ma io non lo so. Ho perso tutti i follower. Cosa ho combinato di così brutto? E c'è sempre a chi va male, eh? Ma guarda, va male anche a me, Beppe. Quindi siamo a posto. Ho recuperato il VOD di ieri. Complimenti per la randomizer. Spacca un sacco. Grazie, grazie. La faremo domani sera, teoricamente. Ancora una piccola indecisione, ma dovremmo esserci. Aggiornamento su quello che ho detto ieri. Non è possibile fare una firma digitale certificata gratis. Ho preso la più economica, 7 euro per una firma. Non so, in quel caso io però ho fatto tante firme digitali senza dover pagare niente. Boh, non so bene come funzioni, sinceramente. A me è capitato di fare tanti contratti, diciamo tipo robe di network, collaborazioni, NDA oppure sponsor, invio prodotti, cose così. E a volte, spesso e volentieri, ti fanno un contrattino di clausole, di condizioni, no? Tipo non violare il day one, queste cose qui. E c'è la firma digitale. Mai pagato, poi non so, nel caso universitario. Grazie Alexei, grazie per i 14 mesi, mi sembrava che mancasse qualcosa. La resub, assolutamente fondamentale. Complimenti per la nuova serie, mi sto divertendo un botto nel server dei sub. Mi fa piacere Underdark, molto bene. Stasera che si fa? Stasera survival, Palworld. Allora, la survival è chiaro quello che facciamo. Abbiamo tutti i vari progetti da continuare. Vediamo quale ci capita oggi, se vogliamo deciderlo, se vogliamo affidarci al calderone. Diciamo che a me piacerebbe finirne uno, però so che a voi non piace, probabilmente, cioè non è la vostra prima scelta. Le fogne, ragazzi, mi è rimasta qua sul groppone, che poi non è qua il groppone, ma fa niente. Sono lì, cioè è la cosa che prima di tutto posso finire. Mi dà fastidio lasciarla lì, ecco. E poi Palworld, che è diventato un punto di domanda gigante. Un gioco che mi è piaciuto un casino, che ho lodato dall'inizio. Sul finale mi sta scendendo. C'è questo picco di difficoltà fuori scala, senza senso, che non ti permette neanche di migliorarti oltre. E oggi proveremo a fare un po' di cosette, ma non so come andrà. Quindi lo scopriremo. Spero di avere un po' di fortuna. Non so se mandare l'alert. Come? Certo che mandi l'alert. Perché non mandarlo? Sono un po' di giorni che non entro in live della survival. Ho un po' di errori da riportare. Mio dirà errori. In che senso? Anche se non è la mia prima scelta, terminiamola. Così ce la leviamo e possiamo dedicarci ad altro. Quindi ci state. Volete fognare? O volete fare il calderone? Calderonata. Calderonata sembra una cosa da mangiare. Live just chatting fogne o boh. O fato, decide il fato. Comunque vado, anzi no, non vado a disattivare i mob. Vabbè. Stavo dicendo, vado a fermare i razzi e chiaramente ne spreco uno a caso.
Mi sembra che vi sentite molto fognattari oggi. Siete infognati. Va bene. Concentrato e devo atterrare giusto. Ok. Qui. Ce ne sono quattro. Facciamo cadere qualche creeperino. Così farmiamo un po' di razzetti. Tanto vi leggo. Razzi tirati a caso, maggiore di sfere PAL tirate a caso. Sì, dai, è una tradizione più nobile. Tradizione più nobile. Che progetto ha scelto il calderone questa sera? Non l'abbiamo interpellato ancora e probabilmente non lo interpelliamo perché mi sembrate orientati verso il completamento delle fogne. Quali saranno i prossimi grandi progetti che hai in mente? Al momento ne abbiamo iniziati diversi, li portiamo a termine. Stavo pensando, questi 100 episodi dopo il 1000, i primi 100, che arco narrativo saranno della serie? Beh, probabilmente potrebbe essere il giardino posteriore di cui ci stiamo occupando. E da qua non si vede. E Creeper? Allora? Com'è? Non cadono, mi sa che c'è rimasto attivo il... Ah no, eccolo, il primo. What? Oggi sono in ferie, non capisco, aspettiamo un attimino. Forse perché è notte. Mi sono già perso nei discorsi che stavo facendo comunque. Per la prima volta in vita mia mi sono sentito in colpa di aver buttato via soldi. Ho speso per della carta igienica con la texture delle strisce nere e gialle dei crimini. Vabbè, dai, ci sta. Pensavo peggio. C'è una botola su una finestra al secondo piano del castello, rimasta da quando facevi le prove con gli archi. Nella sezione nuova del muro non hai usato i blocchi cracked come nel resto del muro. Nella sezione nuova di percorso davanti al castello hai usato i blocchi con radici che nel resto del percorso non avevi mai usato. Allora, no one. Salvati il messaggio e me lo riproponi poi. Facciamo così. La montagna con il volto di alcuni personaggi non è un piano. Ne voglio aggiungere uno all'anno. Anzi, se il mob che voterò l'anno prossimo, anzi quest'anno, vincerà, non sarà da aggiungere. Ci sarà il mob vote, però. Non lo so. Non lo so, abbiamo, la community ha protestato per il mob vote, quindi chissà se lo faranno ancora. Bene. Direi che ci accontentiamo, andiamo a spegnere lo switch. E Pio, bentornato, ci sono riuscito a mandare l'alert e ne approfitto per dire una cosa che ho scoperto anni fa. Il golem caduto è la città involontaria. Alla guerra di Piero di André. Guarda il golem e pensa al ritornello della canzone. Ma in realtà, cioè, se, non è un po' forzata come cosa. È pur sempre un golem. Cioè, De André non credo parlasse di automi. Però, boh, forse non mi ricordo quello che ricordi tu. Se aggiungiamo rifare in maniera più efficiente la Creeper Farm, ma è perfetta la mia Creeper Farm. Non vi azzardate a dire che non è efficiente, è bellissima. Ok, allora facciamo così. No, allora, la montagna con i volti non è la montagna dei mob che non sono stati votati. È la montagna dei mob che io ho votato e non sono stati aggiunti. Sono le mie scelte andate a male. E per questo c'è il Copper Golem, il Tough Golem e il Granchio. Ok.
È un soldato caduto in mezzo a 1000 papaveri rossi. Eh sì, ok, ho capito che ti devi questo, però... Vabbè, dai, accettiamo la citazione non voluta. Perché no? È un layer in più di lore, dai. Spero allora di non aggiungere volti alla montagna. Appunto, se il mob che voterò verrà aggiunto, teoricamente non dovrei farlo. Sì, quella montagna non è un progetto chissà che impegnativo, è già finita adesso. È una chicchettina. Ciao, andiamo a vedere sti errori al castello, dai. Vediamo. Allora, innanzitutto mi è stato detto che ho messo i blocchi di radice. Nel resto del percorso no. Ed effettivamente è così. Perché questo errore? Perché qui ho messo i blocchi di radice. E qua sarebbe la cursed dirt e basta. Ma guarda, in realtà è un... Possiamo dire che è un errore, possiamo anche dirci che però è un errore carino. Io magari cambierei giusto due blocchetti. Vediamo se li ho qui. Guarda, ho tutto meno quello che mi serve, ovviamente. Fastidio. Allora, vado a prendere un paio di blocchi. Mi hai pensato di fare altri progetti nel Nether? Sinceramente no. Il nuovo mob del mob vote saranno un rotolino di spago, una moneta e una patatina. Perché questa cosa? Non ho capito la cheat, se è una cheat. Ah, una cheat a SpongeBob? Ah, ok. Non l'ho colta, non ho presente. Ecco. Lasciamo così, perché qui non c'è la rooted, ma qua c'è. Quindi diventa tipo una sorta di transizione. Non lo chiamerei errore, cioè sì, però ci stava, mettiamolo così. Adesso l'abbiamo perfezionato. Allora, vado a vedere il messaggio che altro diceva. C'è una botola su una finestra al secondo piano del castello. Ops, ho spostato la finestra del gioco invece. Merda. Ok, dovrebbe andare bene. No, c'è un bordino di nero. Che fastidio. Ok. C'è una botola su una finestra al secondo piano del castello, rimasta da quando facevi le prove con gli archi. Andiamo a vedere. Ma poi come cazzo le noti ste cose? Com'è possibile? Adesso non so neanche di cosa tu stia parlando, ma... Boh. Una botola su una finestra al secondo piano. Prove degli archi, una sezione nuova. Quella è un'altra cosa. Dove diamine sta sta botola? Dov'è? All'esterno? Finestra centrale. E che botola c'è? Questa. Questa qui? Intenderai questa?
Ma no, vabbè. Mamma mia. Ok. Tolta, tolta. Poi, qual è l'altro errore? Vediamo. Nella sezione nuova del muro, non hai usato i blocchi cracked come nel resto del muro. Allora, questa cosa faccio mea culpa perché mi ero ricordato dei blocchi cracked e credo di averne usati meno, ma non di non averli usati. Perché, allora, qui ci sono i blocchi cracked ogni tanto delle tiles. Mentre qui non se ne vedono, ma in realtà mi sembra che li avevo usati, ma erano pochissimi. Sì, è un occhio incredibile, cioè una cosa fuori testa. A volte sbaglia. Ci sono state delle volte che hai sbagliato, però. Mamma mia. Vabbè, Eren l'aggiusta tutto. Io in realtà sono quello che ha fatto i danni. Quindi sì, basta sostituire un paio di blocchetti, niente di esagerato, dai. Ecco, questo volevo evitare, ma fa niente. Effettivamente non ce ne sono però, eh. Cioè, ero convinto di averli usati, ma effettivamente non ci sono. Bene, fatto. Voi direte cosa cambia? Hai messo due crepette qui e là. Chi le avrebbe notate? Cioè, no one in chat le ha notate. Vedete? La cura del dettaglio. Finché c'è chi nota i dettagli, c'è anche chi li apprezza. Quindi è bene trattarli con cura, questi dettagli. A posto. Allora, andiamo a infognarci. Prima di infognarci, vi faccio vedere una cosetta. Se non avete visto il video di oggi, velocissimo. Nel video di oggi ho costruito una build hack, che non è mia. Però, insomma, mi piaceva, l'ho voluta riprodurre, che è questa qui. Ed è un ponte fatto con gli hanging sign. E finalmente sono riuscito ad utilizzarli per una build hack. Qui ci andrà l'acqua. Quindi queste scale andranno tutte waterloggate. Però per ora questa parte del fiume è ancora da fare. Quindi non l'ho messa. Questo è il ponte. Particolarissimo. Molto carino. Una volta messa l'acqua, non si vedrà questa parte della scala sotto, si vedrà il ponte a filo dell'acqua con questa passerella. Si può fare largo 3, esatto, volendo sì. Se tu ci metti un blocco in mezzo, sposti le due sezioni, le scale, gli hanging sign, gli armor stand di uno, ci metti il blocco in mezzo, lo fai largo 3. Potete farlo largo quanto volete, anche lungo. Non si può fare più stretto, logicamente. L'hai messo nella miniatura, non serviva manco guardare il video. Potevi fare un clickbait nella miniatura con un ponte un po' più figo, no? Eh no, allora, in questo caso l'idea era di far vedere cosa si fa. Cioè, il video è un tutorial, è una spiegazione. Facciamo questo, vi spiego come farlo. Chiaramente qualcuno già da un'immagine potrebbe riuscire a riprodurlo, però nel video ho spiegato le varianti, i trucchetti, come gestire gli armor stand, quindi in realtà, cioè, ci sta. Kira Tai, grazie per i 17 mesi. Certo, oggi video non dei più brillanti, perché comunque ragazzi, il problema oggigiorno dei video
è che serve un argomento potente. E purtroppo l'argomento potente su Minecraft oggigiorno non è facile trovarlo. Cioè, domani, tipo, annunciano il nuovo gioco Pokémon. Se io fossi un canale Pokémon, faccio il video, hanno annunciato questo gioco Pokémon, potentissimo, no? Ne parliamo, non so. Ciò che vi siete persi nel trailer, i dettagli che non avete notato, cioè, tutte ste cagate qui. Però ragazzi, Minecraft a un certo punto dobbiamo fare il ponte. Cioè, fare il ponte non è un titolo o qualcosa che ti può dare una miniatura così tanto interessante da cliccare. È di nicchia. Questa è la realtà dei fatti. Quindi sì, è un video che volevo fare, ma non è un video di quelli proprio potenti. Acchiappa visual, quindi cioè fare clickbait su quello forse era anche un po' inutile. Adesso sistemiamo queste due robette. E poi ci siamo. Non è peggio da fare il fondo del fiume per via del ponte? Ma è un pezzettino, non è un problema. Comunque devo farlo adesso il ponte per il discorso del video. Bisogna avere anche un aiuto da Mojang, assolutamente. Aspettiamo del content, magari mercoledì. Si spera. Va bene. Quindi abbiamo deciso che oggi cerchiamo di finire le fogne. Il tratto di fogne a cui stavamo lavorando. Ops, mi è partita la cuffia. Aiuto. Che succede? Sono tutto arrotolato nella cuffietta. Allora, il problema delle fogne è che intanto sono un pirla perché avevo questi materiali e non li ho visti. Guarda qua. Che belli. Dicevo, il problema delle fogne è che il mattone è un po' un casino. Quindi, per prima cosa, andiamo a farci un po' di smeraldi. E compriamo il mattone dal villager. E poi vediamo quanto ce ne servirà, perché non lo so. Cerchiamo di finire quel tratto di fogne oggi, sì. Spero di potercela fare. Allora, vi ho citato il Pokémon Presents. L'evento di domani. Ci tengo a dire anche oggi, con informazioni precise, che domani pomeriggio sono in live alle 14:30 circa. Ok? Dovevo fare le 14:45, ma vorrei cercare di esserci alle 14:30. Perché alle 15 c'è poi l'evento dove riveleranno il nuovo grande gioco Pokémon dell'anno. E io lo seguo in live. Perché questo? Perché poi di solito il gioco Pokémon che esce là durante l'anno io lo streammo. E a meno che non sia Let's Go Wooper, perché se fanno davvero Let's Go Wooper, come dicevano i leak, forse lo salto, ok? Non so se ho il cuore e lo stomaco per farlo. E quindi niente, domani pomeriggio mini live, non durerà tanto, non so quanto duri l'evento, però insomma lo guardiamo, commentino, e poi entro, credo entro le 16 meno un quarto di staccare, ok? Quindi un'oretta di live facciamo. No, non c'è nessun ospite, purtroppo. E quindi siamo soli soletti, siamo noi. Nessun ospite, un po' dispiace, però vuol dire anche che sono super concentrato sulla chat. Quindi se siete fan Pokémon e volete un po' vivere l'hype, domani vi aspetto e ci facciamo le nostre teorie, le nostre considerazioni. E ci facciamo i nostri smeraldi.
Allora, devo andare da lui. E allora, in che titoli spero? La speranza, non, forse non è il termine giusto parlare di speranza, però tra tutto quello che si è sentito, allora, l'idea che più mi intriga di tutte le teorie leak che hanno fatto girare nel web, non prendeteli come autentici perché sono davvero una miriade. Però l'idea che più mi interessava era proporre un remake che fonde due generazioni. Cioè non so come si potrebbe realizzare. Però era una roba tipo bianco e nero fuso a oro e argento. Con magari anche i leggendari che fusi, cioè una roba particolare. Sarebbe molto interessante, sarebbe una novità. Però mi sembra anche. Ma perché tu non ti rigeneri? Ma che mi servi se non ti rigeneri? Ma che stai qua a fare? Qual è il tuo problema, cazzarola? Qual è? Non capisco. Niente. Lui non ci può aiutare. Esatto, allora, oro argento come post-endgame aveva Kanto. Qui potrebbe essere Ulima, o il contrario. La cosa più probabile è che comunque si vada sui remake di quinta generazione. Io vi. Poi ne parliamo anche domani, comunque, però. Ho sbagliato. Fogne, maledizione. Non sono neanche fogne queste. Queste sono fogne. Io ho questo pensiero che si andrà a Unima, quindi remake di quinta gen, o comunque quinta gen in generale, e che ci saranno appunto bianco e nero 3 oppure bianco e nero remake, e poi Leggende Kyurem l'anno prossimo, inizio anno, insieme al lancio di Switch 2. Perché sicuramente vorranno avere un titolo Pokémon al lancio della console, immagino. Quindi calzapennello. Poi nei DLC di Scarlatto e Violetto si va ad Unima. Ci sono personaggi di Unima e ci sono. C'è proprio quell'isola fluttuante nell'oceano, l'Accademia Mirtillo, è a Unima. Ok. Detto questo, tutto figo, tutto bello, ma bisogna fare i muri. Quindi muri di bricks, muri di granito e si va. Ok. Eravamo arrivati lì in fondo, quindi riprendiamo da lì. Allora, per rigenerare il trade di quel villager non so neanche io cosa devo fare perché non capisco quale problemi abbia, sinceramente. Ok, questa parete si chiude così. E ora facciamo tutta questa per tornare indietro. Il problema è che, come vi stavo dicendo, abbiamo penuria dei muretti, in generale dei blocchi di mattone. Infatti dovrò subito capire come craftarne degli altri, fatto questo pezzo. Anzi, non ci arrivo neanche a fillarlo tutto. Come è nata l'idea del castello? Volevo fare un castello medievale, non è che sia un'idea così meravigliosa. Una cosa che ho sempre voluto fare, qualcosa di fatto bene. E niente, l'abbiamo costruito. Un'idea molto profonda, sì, esatto. Me ne rendo conto. Se volete, mi invento una stronzata. Ero in vacanza, correva l'anno del 2008. E mentre stavo
camminando tra i boschi della Baviera, a un certo punto la foresta si diradò e io posai lo sguardo sulla struttura più bella che avevo mai visto. Un castello. Faceva capolino tra le vette. Ed è stato meraviglioso. La sua immagine abbagliante mi ha folgorato, letteralmente. E da allora è diventato il mio chiodo fisso. Guardando quelle mura, i torrioni, i merletti, ho giurato a me stesso che un giorno ne avrei costruito uno. Nel 2008 non c'era Minecraft, certo, ma non è finita la storia. Come potevo costruire un castello? Non avevo gli strumenti, i materiali o i fondi per farlo. Caddi in depressione. Avevo capito che non avrei mai potuto costruire il mio castello. Ma un giorno, mentre contavo i mattoni Lego, costosissimi, quei pezzi di plastica, che non mi permettevano di costruire il castello dei miei sogni, scoprì un gioco a cubetti simile ai Lego e seppur finzione mi permetteva di realizzare il mio sogno. Fu allora che capii che potevo costruire il mio castello, ma non ero pronto. Non avevo le conoscenze, le abilità né i materiali. Così attesi, pazientai per anni, affinai la mia tecnica e un giorno, finalmente, realizzai che era il momento. Sarei diventato il signore del castello. Fine. Questa è la storia. Vi piace così? Morale della favola, Minecraft cura la depressione. Non direi, guarda. Io annego nel nero pece che c'è all'interno del mio animo da anni. E no, Minecraft non ha curato un cazzo, però beh, il castello è bello. Grazie, almeno tu che lavori, santo cielo. Depresso ma con un castello. No, cazzo, vuoi mettere piangere mentre guardi il mondo dalla torre del tuo castello? È meglio che piangere in cameretta, figa, cioè, è una svolta incredibile. Marti, non mi scrivere che mi strizzi perché vuoi un momento di come dire, di affetto, ok? Perché io ti denuncio per molestia se tu lo fai. Che a me fa schifo il contatto umano, non dovete toccarmi. Non dovete neanche pensare di toccarmi. Non si può. Poi, che cosa brutte sentimenti. Beh, che schifo. L'affetto. Facciamone 20 per volta. Appunto, non mi servivano 20, ma vabbè. Fatti i muretti! Si gode. Adesso c'è un problema. Blocchi. Ci serviranno un sacco di altri mattoni. Ne abbiamo 20 che ho conservato saggiamente. Quindi dobbiamo fare tutta una bella fila di blocchi fino in fondo. E fare tutto il contorno. E poi ci mancherà fortunatamente solamente questa parte. In realtà poi dobbiamo mettere l'acqua e dobbiamo fare il ponticello. Ma quello è una cazzatina. E volendo, sì, i dettagli qua. Passi da una storia strappalacrime ad un momento di odio verso le emozioni. Esatto. E dimmi, ti è piaciuta questa cosa? Le fogne non
No, adesso poi allora, Valerio, mi rifiuto di fare una storia sulle fogne, perché poi mi chiederete una storia su qualsiasi cosa. Sono un serpeverde. Ragazzi, a me piace la filosofia di serpeverde. Ve l'ho detto, la sposo in pieno. Purtroppo essere serpeverde è diventato un po' una poserata perché... No, sono bello e tenebroso, sono serpeverde, no? Tutti fanno così. A me invece a me piace proprio la mentalità serpeverde. Che non è Voldemort, per intenderci. Ok, meno peggio del previsto. Abbiamo bisogno di altri mattoni, probabilmente un'altra ventina. Poi abbiamo slab a profusione. Ok, e abbiamo i muretti. E le scale, però non tantissime. Credo mi serviranno ancora una quarantina di mattoni. E se andassi a farmare argilla? E se avessi argilla? Ok, la storia del perché ho iniziato a giocare a Minecraft reale è stata periodo boom grafico dei videogiochi. Periodo dove i videogiochi hanno fatto il salto di qualità grafico più memorabile, proprio migliorie gigantesche. In quel momento in controtendenza esce Minecraft. Tutti eravamo abituati a vedere cose sempre più fighe graficamente. Eravamo abituati a Crysis, che era appena uscito. Crysis è un gioco con una grafica assurda. Poi per l'epoca era una roba proprio fuori di testa. Ed esce Minecraft. Chiaramente tutti hanno detto: oh, ma che è sta merda? Che è sta grafica di merda? Cioè, non c'era neanche ancora la cultura del retro gaming forte di oggi. O gli indie. Gli indie non erano una realtà come adesso. E quindi dico, boh. Ma possibile che ne parlano così tanti? Cioè, tutto quadrato, che strano. Poi mi ricordo che tipo dicevo, ma il cielo che brutto che è. E a quel punto ho detto, se però ne parlano così in tanti, se però così in tanti lo apprezzano, lo giocano, e i tanti all'epoca in realtà era pochissima gente, cioè era di nicchia ancora, stava saltando fuori, ho detto, ci sarà un motivo, non è che sono tutti rimbambiti. Probabilmente sono io che non sto capendo il potenziale. Allora ho detto, sai che si fa in questi casi? Quando una cosa non la conosci e non la vuoi giudicare senza provarla, la provi. Pensa a te. Esattamente. Ho provato Minecraft e mi è piaciuto. Questa è la storia. Questo è quanto. Se adesso proviamo un attimo a vedere il villager se toccandogli la tavola si sbugga, sono d'accordo. Voldemort era un bravo ragazzo, facevo merenda con lui quando aveva ancora i capelli. Ma è la perdita di capelli che purtroppo rende cattivi. Infatti Tyr adesso è diventato cattivissimo. Non mi piacciono le fogne, è un progetto che non ho mai seguito. Disse mentre seguiva la cazzo di live sulle fogne, fino arrivando a commentarla. Grazie di questa perla. Dai, bomber, fai le tue cose. Facci vedere un po'. Sei proprio stronzo. Ehi, dove vai?
Dove cazzo vai? Furbastro, torna subito da dove sei venuto. Non ci provare mai più. Vai, torno lì, ti ho detto. Me ne frega niente che mi fai il sovrapprezzo. Tanto non ti compro nulla. Però aspetta, tu vendi. No, niente, sei inutile. Fanculo. Tiro l'ho visto più volte tirare Avada Kedavra su poveri Pogliano. Aspetta, quello eri tu. Dopo lo facciamo, hai ragione. Da tanto che non killo polli. Allora, andiamo a cercare nei fiumi. Qua? Yes, c'è roba, c'è roba. C'è un singolo blocco qui. Inspiegabile. Forse l'avevo già raccolto, l'avevo mollato qui. Sì, allora qui ho sicuramente già scavato l'argilla. Però niente, fa schifo. Sì, andiamo nella Lush Cave. Avete ragione. Quali tipi di incantesimi dovrebbero aggiungere su Minecraft? Più che incantesimi come li conosciamo, incantesimi magici. Ad esempio, semplici incantesimi elementali non sarebbero male. Mamma mia. Quante idee abbiamo partorito nel corso degli anni. A pensarci, anche solamente i video, quelli estivi, dove si fanno le teorie, i concept di possibili aggiornamenti. Sono saltate fuori delle idee clamorose che non arriveranno mai. Non mi sono mai svuotato l'inventario prima di fare questa cosa. Non proprio una buona idea. E sì. Ce ne stanno giusto altri 20. A posto. Io avevo pensato a un metodo fighissimo per aggiungere la magia su Minecraft. Ci dica pure. Anche io ne avevo pensati alcuni, adesso non me li ricordo tutti. Poteva essere tipo un particolare minerale nell'end che crea le bacchette magiche, o tipo una sorta di polvere magica consumabile. E ogni magia consuma un tot di questa polvere, tu la devi portare con te. Tipo glowstone dell'end, immaginiamo. Però se metti la magia nel gioco, non puoi neanche confinarla nell'end. Dovresti renderla accessibile prima. Con il prossimo snapshot, io mi aspetterei che aggiungano o
gli armadilli colorati, cioè di altri colori, oppure le armature di altri colori. Cioè, francamente, sono le due cose che sto, non dico attendendo, però che mi aspetterei. Per il semplice fatto che gli armadilli colorati li avevano già teaserati come possibilità, come concept. Di conseguenza mi aspetterei le armature colorate. Spero anche che le facciano proprio con i coloranti veri e propri. E poi c'è il discorso che lo snapshot sarà sulla 1.20.5 e non sulla 1.21. E quindi esclude tutto ciò che riguarda Trial Chamber e Company. Ci sarebbe un po' da aspettare adesso. Allora, intanto che aspettiamo un pochetto, sacrifichiamo i polli. Facciamo così. Il primo che scrive un numero sceglie quanti polli sacrifici, quanti lanci fare. Vai. Come tre? Che tristezza. 7, 4, 33 è un po' troppi. Allora facciamo 3, 3 più 7, dai, i primi due li sommiamo, 10. Questo è il mio circuito preferito di sempre, penso. Dovrebbe essere l'ottavo, nono, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, eccolo, 10! Siamo riusciti a sacrificare un pollo nell'abisso, che tu possa vagare per sempre. Sprofondando nelle tenebre eterne della non morte. Beato te, mamma mia. Che bella cosa. Twitch, non lo dico perché sono un fan dell'abisso di Dark Souls, in quel senso. Sono un fan di Artorias, l'Abyss Walker. Valerio, perché non streamare anche su YouTube invece di ricaricare le live? Sul secondo canale. Streamare sul secondo canale penso sia proprio inutile. Sarebbe proprio inutile. Se è solo per avere il video lì pronto e fatto e finito, in realtà a me non costa niente spostarlo su YouTube. L'idea della magia si basava su uno scettro che trovavi nel land. Vedi? Ogni elemento aveva un tomo. Nella fortezza del land trovavi il tomo del fuoco. Se lo metti sullo scettro, non posso mettere quello dell'acqua. Con vari potenziamenti posso sbloccare nuove magie di quell'elemento. Invece vi dirò, secondo me, se dovessero aggiungere mai la magia, bisognerebbe fare una meccanica nuova. Quindi qualcosa che possa aggiungere una caratteristica carina di gameplay. Che ad esempio tu hai la bacchetta magica, o vari tipi di bacchette magiche. La cosa migliore sarebbe per Minecraft, sarebbe una bacchetta magica che però puoi personalizzare con l'estetica. E poi magari per evocare la magia devi fare dei particolari gesti. Che ne so, se fai un cerchio ti esce una bolla. Se fai così, esce un fulmine. No, fai. Zazan.
ti parte una setta. Un po' scomodo, sì. Però, che ne so, sarebbe una cosa diversa. Piuttosto che avere un attrezzo che fai tic e parte la magia. Che più o meno è sempre lo stesso principio dell'arma. Un'arma a distanza diventa. Va bene, intanto noi facciamo le nostre cosette qua. Magia tramite le stelle. Anche. Magari con il cannocchiale, se tu la notte guardi il cielo stellato, puoi trovare, possono spawnare delle costellazioni. E se tu le osservi e fai una determinata cosa, che ne so, magari c'è un taccuino, c'è qualcosa su cui segnare la costellazione, sblocchi l'incantamento. Magari la costellazione ha la forma del movimento che dovrai fare. Immaginate, magari hai la bacchetta, no? Tu hai visto la costellazione fulmine, l'hai registrata, quindi hai sbloccato il tuono. Magari tu hai la bacchetta, che ne so, fai tasto destro, intanto fai zac e si carica. E poi ce l'hai in canna e col sinistro lo spari. Così eviti anche il problema del PvP di dire, ah cazzo, devo spararla, ma devo fare i gesti, non si capisce un cazzo. Cioè, pensate in 5 minuti che idea della Madonna è uscita fuori. Quanto cazzo sarebbe bella una cosa del genere? Ma sapete quanto ci divertiamo? Vi immaginate? Ti fai l'incantesimo che velocizza lo scavo. Fai un incantesimo ammaliante che permette per un tot di secondi di portare dalla tua parte un mob. Oppure un incantesimo che fa levitare un blocco. Assumetemi, vi prego. Io l'ho detto, Mojang, se volete assumermi, tutte queste idee sono vostre. Io chiedo un onestissimo stipendio di 6.000 euro netti puliti al mese. Più buoni pasto, non è che chiedo tanto. Voglio 6K e buoni pasto. Bisogna puntare in alto, così poi se ti dico di no, dice vabbè dai, posso scendere a 5. Tu in realtà ne volevi 2, però te ne danno 5. Magari scendo a 5, massimo 4, dai vabbè, proprio perché amo il mio lavoro, accetto 4. E tu però in realtà ne volevi 2, capito? Che poi in realtà non sempre funziona. Anche a me è capitato. Tipo, voglio collaborare con te, Eren. Ah, ok. Ma ti chiedo una paga oraria di 300 euro. Ok, ciao. No, ciao. No, dai, ma guarda, in realtà possiamo trattare. Ma non mi interessa più, ciao. Giustamente. Non è proprio in realtà un metodo così efficace. Ok, ora che abbiamo fatto tutto sto popò di roba, ci rimangono delle zone cave che andremo a illuminare.
Magari potete trasformare le pozioni in incantesimi. Le pozioni. Le pozioni. C'era quell'altra idea della friggitrice. Vi ricordate la friggitrice? La friggitrice, poteva essere interessante se avessimo avuto il modo di unire appunto le pozioni al cibo. Cioè, l'idea era che tu potevi friggere il cibo nelle pozioni, ottenendo un cibo che ti dava un effetto di una pozione anche mentre lo mangiavi, ridotto magari, però un effetto. Ed era un'idea figa perché valorizzi due cose insieme. Dov'è finita la friggitrice? Boh, che cos'era la friggitrice che hanno spoilerato forse per errore? Non lo sappiamo. Forse davvero è stato un errore quello spoiler. Forse non era voluto e non è una cosa che riguarda questa versione. Magari è un test che stanno facendo per chissà quando. Allora, vediamo se è pronto. Qualcosina. Va bene, con l'arco raccolgo le cose, certo. Allora, il bundle e il nuovo sistema dei trading non si sa se verranno aggiunti. I template per le armi? Sarebbe figo. Li aggiungeranno? No. Perché? Perché dobbiamo fare le cose belle? Pff, chi se ne frega? E come c'è una mod che fa la magia come dico io? Non ci credo, Miki. Magia con i gesti con la bacchetta. Ex casting mod. Uguale paro paro come hai detto tu. Beh, non ci credo che è la stessa idea uguale. Impossibile, dai. Ci sarebbe un caso clamoroso se qualcuno avesse fatto una mod esattamente come l'abbiamo immaginata adesso. A meno che chi mi ha suggerito la cosa delle costellazioni conosce la mod. E mi ha detto, ah, le stelle. Allora ho pensato alle costellazioni e mi ha influenzato. L'hanno fatta ora ascoltando la live. Ma guarda, io sarei anche contento. Questi? Mi sono scordato di. Vabbè, fa niente. Fa niente un cazzo. Mi servono in realtà. Forse. No, non mi servono. Forse non mi servono. Cominciamo. Si va di scale. Mamma mia, le scale girate mi fanno sempre impazzire.
Quanto è lungo sto corridoio? Finisce più. Ah, ok, le costellazioni, stavo dicendo che esiste quella, non ricordo il nome. Solo che non è con il cannocchiale. Ok, quindi è un'altra cosa. Ti ricordi che assieme ai bundle volevano togliere le candele? Sì. Sì. Lì è stata una delle prime grandi proteste della community. Giusta. E fece così tanto effetto che ritrattarono. Allora, la storia è questa. 1.17 doveva essere Cave Update più montagne. Deep Dark, Città Antica, Warden, Candele, Bundle, Archeologia, tutto dentro. Tutta sta roba l'hanno divisa e l'hanno splittata in quattro diverse versioni, che è una cosa assurda, più il bundle che ancora non c'è. E praticamente è successo che in quel periodo hanno fatto sto annuncio incredibile, venivano dalla 1.16, erano presi bene, era il cazzo di Prime di Mojang praticamente. E c'era anche questo Hytale di cui si chiacchierava tanto, che faceva un po' paura, penso. E quindi fecero questo mega annuncio, poi arrivò il Covid, non riuscirono a mantenere le promesse, iniziò la fase calante. Prima splittarono il Cave Update in due, poi nella 1.19 rimandarono ulteriormente il Deep Dark, l'archeologia venne rimossa dalla versione e quando uscì la 1.17, che rispetto alle premesse fu castrata del 70% dei contenuti, dissero che toglievano il bundle e le candele. Al che sul bundle ci siamo fatti una ragione. Sulle candele c'è stata una grande protesta social. E decisero di ritrattare e di fare questo sforzo extra per mettere all'ultimo le candele nella versione. E avevano salvato il salvabile. In quel caso. E a me serve altro granito. Eh sì. Pensate il più grande what if della storia di Minecraft? Sarebbe stato la 1.17 se usciva come da previsioni. Se fosse uscita così, sarebbe stata la versione più clamorosa di sempre. Avrebbe battuto anche il Nether Update. E poi la 1.18, la 1.19 e la 1.20 non sarebbero esistite come le conosciamo. Ma sarebbero state probabilmente diverse. Quindi avremmo già attualmente tutto quello che abbiamo, più altre tre versioni che non abbiamo avuto. Quindi chissà a che punto sarebbe il gioco. Peraltro, la 1.18 ebbe l'aggiunta del Deep Dark senza le città antiche, quindi inutile come bioma. Proprio una cazzata. C'erano le montagne, la nuova generazione del mondo, delle caverne e tutto, mentre nella 1.17 c'erano solo i biomi nuovi, ma messi lì a caso, sotterranei. Nella 1.19 il Wild Update doveva essere una figata, hanno messo due biomi. Anzi, hanno messo un bioma e le città antiche, che hanno salvato tutto, ma era... Cioè, sono bellissime, ma dovevano esserci già la prima. E poi, sapete, la 1.20 è stata una doccia gelata, inizialmente.
E la 1.21. La 1.21 per le premesse se mi sembrava meglio. Per come sta andando è peggio. Per ora è peggio della 1.20. La 1.20 è peggio della 1.19 e così via. Non ce la si fa. Ho del mattone nel barile? Ah. No, non inizieranno a fare i grandi update. Ma è tantissimo il mattone nel barile, peraltro. What? E niente. Sono riuscito a non vedere tutto sto mattone. Il problema è che adesso si concentreranno sul film, quindi io ho la vaga impressione che il prossimo aggiornamento, la 1.22, non sarà assolutamente una redenzione, non sarà una svolta, anzi probabilmente sarà anche peggio, ancora peggio. Allora, buono per il mattone, ora prendiamo il granito, cerchiamolo. Penso sarà peggio, si concentreranno su altro. Si concentreranno ovunque tranne... Cioè, io poi ci spero che, per carità, capiscano, è lampante che hanno bisogno di fare un grande aggiornamento. Ci speriamo tutti. Però sicuramente saranno concentrati sul film. E anche su... Un annuncio che chissà quando arriverà. Probabilmente la creazione di un nuovo gioco spin-off. Perché se ci pensate, Legends è stato un flop. È durato un anno. È durato meno di un anno. Legends, meno. È stato un flop clamoroso. Quindi hanno bisogno anche di trovare il modo di creare un altro gioco spin-off che possa essere almeno come Dungeons. Ok, facciamo almeno due stack, dai. Non capisco perché ha floppato Legends, te lo spiego molto semplicemente. Una volta fatta la campagna principale, che era molto carina, il gioco era carino, tanto tanto potenziale, la campagna abbastanza ripetitiva, va detto. Comunque carina. Una volta finita quella, il gioco era finito, morto. Cioè, tempo un mesetto di gioco, basta. Non c'era altro da fare. Avevi contenuti extra in un marketplace nuovo dove dovevi comprare ogni cazzo di mappa. Cioè, era come un generatore di DLC a pagamento. Cosa che non valeva la pena mai nella vita di fare. Soprattutto perché il gioco era carente di base, quindi, cioè, non puoi vendermi tutta quella roba a parte. Me la vendi nel momento in cui il gioco di base è pieno. E poi il multiplayer, che poteva essere tanta roba, era un disastro. Ingiocabile, tutto scoordinato.
senza la possibilità di trovare degli avversari degni. Tutto basato sul gioco di squadra, ma non potevi fare squadra praticamente. Potevi avere degli alleati tuoi. Però se facevi un team di alleati andavi contro gente allo sbaraglio che giocava a caso ed era terribile. Comunque, un gioco strategico messo nelle mani anche di bambini che non hanno idea di cosa devono fare, è una cosa che non poteva funzionare. Potevano mettere un sistema competitivo, un ranking. Hanno detto no, non lo facciamo, non faremo modalità rankate, sarà tutto così random. Questo è il risultato, bravi. Sì, si potevano fare anche degli esports, cioè magari poi non se li cagava nessuno, però voglio dire, ci sono giochi di questo stampo, di questo genere che fanno esports. Uno dei più famosi giochi esport di sempre, uno dei primi probabilmente, che credo abbia ancora molto successo in Corea, è StarCraft, che è un RTS, uno strategico praticamente. Ed è di quel genere lì, molto più dettagliato, molto più profondo, molto più strategico, cioè, per carità, Minecraft Legends gli lucida le scarpe. Però comunque tu qualcosina potevi farla. Poi boh, vai a capire cosa c'è dietro. Noi possiamo giudicare da giocatori. Non siamo quelli che ci hanno lavorato, che magari ci tenevano tanto. Non si sa perché. Io penso che uno sviluppatore che lavori a un gioco vorrebbe fare il meglio per il suo gioco. Spero. Se lo fai come compitino e poi lo molli lì. Allora sì, abbiamo un problema. Però boh, ci sono state delle scelte un po' infelici. Allora, mezzi blocchi. E ci siamo. E poi in realtà dovrò mettere altri muretti qua. È vero. Va bene. Se lui ti dice giochiamo a Minecraft Legends, tu ci giocheresti? Attualmente no. Cioè, attualmente non più. Io non giocherei mai un progetto chiuso. E quella è anche una questione di stimoli. Cioè, voi investireste il vostro tempo in un videogioco che è un progetto chiuso? Cioè, volete rischiare di affezionarvi, di prendervi bene con una cosa che non verrà mai più supportata? Cioè, supportata in termini di magari bug fix, cose così, sì, per carità. Cioè, penso che sia anche obbligatorio farlo. Però, insomma, io no, non, cioè... È brutto, no? È triste.
Sì, beh, ancora è in vendita, penso si possa comprare. Dipende dal gioco, chiaro. Se è tipo Tetris, Marti, tu che ultimamente hai detto che giocavi a Tetris, chiaramente sti cazzi, no? Ci giochi. Pensate quel genere lì. Vabbè, c'è anche un discorso di retro gaming, ad esempio. Io l'anno scorso ho giocato alla Story Mod. Però la Story Mod, che cos'era? Era un'avventura, un punta e clicca, che non richiede di aggiornamenti. Oltre i DLC che ha avuto, oltre le espansioni che ci sono state, non aveva neanche senso fare altro. Ah, oh, fatto. Ma che bello. Dicevo, non aveva senso fare altro, ovviamente. Però, quando è stato attivo, hanno fatto abbastanza. Poi uno ci gioca, quando è finito, sa che quello è il gioco e l'ha finito. Cioè, Legends era venduto anche con contenuti extra, con multiplayer, che dovevano essere parte integrante. Giocare a Skyrim dopo 10 anni è retro gaming, praticamente. Esatto, confermo, le mie fogne non puzzano, le pulisco ogni mattina. Esatto. Sono profumatissime. Allora, adesso devo mettere i muretti. Quindi, smurettiamo. Perfetto. Ci servono candele e cancelli di giungla. E poi il ponticello. Devo capire come farlo perché non mi ricordo. C'è il blocco che sono due trapdoor di giungla e un mezzo blocco così. Facile, facile. Va bene. Ok, molto bene, andiamo a prendere l'occorrente. Qualche giorno fa ho letto la definizione di retro gaming. Credo che ufficialmente non bastino 10 anni per definirlo tale. Allora, me ne sbatto il cazzo, Marti. Non di quello che dici tu, ma di chi definisce il retro gaming. Cioè, basta. Non si può più dire niente che c'è l'appunto, la correzione, è sbagliato. No, qui non mi sei piaciuto. Gni gni gni. Ci manca che mo non posso neanche più dire questo è retro gaming perché no, no, deve passare almeno un'altra settimana per definirlo tale. Ma vaffanculo una certa. Chiunque abbia spiegato cos'è definibile retro gaming, commenta lì sotto, vaffanculo. Scrivili, vai a fare in culo. Basta. Santo cielo, smettiamola. No, non sono stanco. Oggi sono irritato, è diverso. Oggi ho avuto un po' di discussioni nel web. Ho avuto un po' già di
di esperienze di puntini sulle i. Hanno aggiunto le add-ons scaricabili nei mondi come le mod, ma c'erano già Renderdark, no? Non ci sono da sempre, scusami. No! Ho sbagliato! I cancelli, non le fence, santo cielo! Dove cazzo lo prendo, mo, il legno? Devo andare a farmi il... Sì, devo andare a scavare. A scavare, a distruggere le palme, santo cielo. Che palle. Dai, allora, lascia giù un po' di questi. Mercoledì lo snapshot, non domani. No, no one, non c'entra la tua correzione del mondo, figurati. No, è una roba di... allora, il video di ieri ho fatto un video dove ho giocato la mappa meno scaricata di Minecraft, no? E l'ho giocata in maniera un po' cazzara, perché cazzo, la mappa meno scaricata di Minecraft, non è che devo stare, mi metto il cravattino, professorone. Allora, analizziamo il tecnicismo della creazione di questa mappa. Cioè, l'ho iniziata, c'era sto libro di 9 pagine, ho detto, ma senti, vaffanculo, non me la leggo la lore di 9 pagine della mappa meno scaricata di Minecraft, ok? E ho ricevuto delle critiche convinte dai bacchettoni dell'internet, che poi sono dentro la mia community, cioè sono probabilmente dei miei iscritti, che non avevo neanche visto, perché ho detto... Vabbè, dai, commento domani, non ho tempo, li leggo domani i commenti. Una volta che faccio così, mi sono beccato la mini shitstorm perché l'ho giocata male, ho detto a loro, sta cazzo di mappa meno scaricata di Minecraft. L'ho giocata male. E la verità è che quando vedo certe cose vorrei mandare tutti a cagare e basta, cioè non... Però devo star lì a spiegare perché, per come, bla 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 bla. Che palle l'internet a volte. Quindi sì, oggi ho dato già la mia buona dose di rotture di cazzo. Sì, cioè me ne sbatto le palle, sì, però comunque è il mio video, sotto il mio video ci sono commenti con magari anche 40 like. Ma è colpa tua che non hai letto bene, ma vai a fare nel culo, vai anche. Però non posso scriverli vai a fare in culo, gli devo rispondere, guarda che è così, guarda che cos'ha, bla 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 bla. Cioè, capito? Ma non è che lo faccio perché devo mi sento io di giustificarmi. O perché devo dare conto per forza a ogni critica, tra virgolette. Perché è il mio video e sotto il mio video vorrei ci fosse una sezione commenti inerente, pulita, carina. E se non è il caso, devo far qualcosa. Cancellare tutto. Poi, cioè, puoi anche cancellare tutti i commenti che vuoi, però poi... Ah, vedi? La censura. Non è censura, è che non me ne frega un cazzo certe volte. Però se cancelli i commenti è censura. Quindi non puoi cancellare i commenti. E quindi niente, no? Oggi sono abbastanza... Cioè, ne ho già avuti pieni i coglioni di sentire opinioni. Questo si fa così, questo si fa cos'ha. Sono già stufo. Ho già dato per tutta la settimana. Questa è la ragione. Ok, queste dovrebbero bastare.
Sapete poi qual è la cosa buffa dei commenti cancellati? Secondo me molte persone dicono: ah, ma guarda, questo youtuber qui ha cancellato la critica. Furbetto, non accetta le critiche. In realtà, no, in realtà succede spesso, molto più spesso di quanto non crediate, che magari ricevi una critica. E io, diciamo, a seconda di come mi sono alzato quel giorno, posso essere molto educato e pacato, scherzoso, oppure un po' scontroso ma serio, o tipo volgare e troppo scontroso. Però diciamo che se posso rispondere, rispondo. E a volte magari ricevi una critica e spesso sono tipo robe che si risolvono con: ah, scusa, non ci avevo pensato, effettivamente hai ragione. E allora basta una risposta per far ricredere. A volte però invece ci sono delle critiche stupide, tu gli rispondi e gli dici: guarda che sei te un coglione, non hai capito che è cos'ha. Non è così come dici tu, è cos'ha. E l'utente che scrive, che vede che ha cannato completamente, si autoelimina il commento perché si vergogna. E succede tantissime volte. E io so per certo che c'è chi pensa che gli youtuber, me compreso, cancelliamo i messaggi di critiche che ci stanno scomodi. Quando spesso magari io rispondo e tempo qualche minuto, il tizio legge la risposta e si cancella perché si vergogna. O perché magari non si aspettava di ricevere davvero una risposta. La cancella e basta. E nessuno sa com'è finita quella cosa lì. Allora, candele. Ci servono delle candele. Perché? Aspetta, ma perché ho raccolto la pietra? Questa non mi serve. Metano 007, metano è morto. E adesso abbiamo. Cioè, già da un po'. Adesso siamo al 9. Cioè, metano 009. Quindi è il 7, poi l'8. L'8 però è durato poco. Quindi ci sta che non ti sia accorto. Se non si possono scompattare. Non potrò fare molte candele, mi sa. Siamo a metano 0011. Mi sa che sono durati pochi anche gli altri. No, assolutamente no. Siamo al 9. Non scherzare su queste cose, eh. Non si scherza. Hai più sentito i lezzini? Ma questo termine, questa cosa che ti è tirato fuori nel 2024 è inaspettatissima. Siamo al 15% del 2024, eppure mi tiri fuori il termine lezzini, mamma mia, cioè questa è preistoria. Era diciamo, un gruppettino precedente ai mai deboli, cioè roba proprio vecchissima. Sto pensando cos'altro mi manca. Vabbè, tutto il fango, anzi, il Mudbricks e le dripstone li prendiamo dopo.
Le candele speriamo ci bastino. Forse non nel castello qualcuna. L'accendino nel castello. Andiamo al castello. Allora, so che potrei prendere già la dripstone, però la prendo dopo. Tanto siamo nei tempi, va bene. Dove cazzo sono finito? Personaggio preferito di Harry Potter, io Bellatrix Lestrange. E ti dico, chi ti dico? Boh. Preferito, non lo so. Non Harry Potter, sicuramente. Non ci ho mai pensato, credo. Ah, Piton, certo, Piton. Ma è vero. No one, come puoi ricordare anche questa cosa? È ovviamente Piton il mio preferito. Non me lo ricordavo più. Ma certo che è Piton. Ah, è il tuo. Ah, ok. Eccoli qui, gli Honeycomb. Ottimo. Ma certo mi dimentico il mio personaggio preferito di Harry Potter. Beh, ragazzi, ma chi se ne frega di avere una cosa preferita su tutto? Cioè. Lo so, sono io strano, non siete strani voi, però a me non frega niente di avere la cosa preferita. Cioè, se è proprio una cosa che io sento fortemente che la preferisco a tutto il resto, allora ho una cosa preferita, cioè la squadra preferita, il videogioco preferito. Però in generale, no, questa cosa di avere una cosa preferita per ogni categoria di film, giochi, cibo. Tutto. Per me no. Allora, qui ci sarà il ponte. Il ponte lo facciamo così. Mi serve solo sapere come sono direzionate le trapdoor. Ok, il manichino al centro. Allora, tra una candela e l'altra ci sono tre muretti di stacco. Quindi, tre, candela, tre, candela. Ok, niente, io inizio a mettere una candela per muretto e poi mettiamo le altre e li potenziamo. 1, 2, 3, candela, 1, 2, 3, fine. Allora, qua ne mettiamo un po' di più. Luce 0. No, 1. Quindi qua non spawnano i mob. Credibile, ma non spawneranno i mob. Questa qui la possiamo anche lasciare singola. Ma questa deve essere un po' più forte, quindi mettiamo 4. Mettiamo 2, 3, 2, 4, 1. Qua c'è luce 0. C'è ancora luce 0. Devo vedere se in tutti i punti c'è almeno luce 1. Se scende sotto l'1 non va bene. Cioè se è uguale a 0 non va bene. 1, ok. 0. Qui all'ultimo c'è 0. Aspetta allora. Aspetta.
Così, 3. A posto. Allora, torniamo in realtà in fondo, così iniziamo subito a mettere le staccionate. Che dici di mettere le nuove lampade di rame nelle fogne? Allora, in realtà potrebbero starci anche bene. Però ormai abbiamo scelto di tenere questo stile. Direi che non lo cambierò. Per il resto ho fatto tutto. Manca chiaramente l'acqua. I dettagli in dripstone. E devo solo controllare nell'altro capo. Com'era la fine? Anzi, andiamo qua giù. Sì, ok, è giusto, è tutto corretto, a posto. Problemi dell'Eren del futuro, che cosa? All'interno del castello. Allora, se stiamo facendo questo oggi, è chiaro che non sto facendo gli interni del castello, o se sto facendo gli interni del castello, non sto procedendo con l'acquedotto, cioè per dire. E no, non so cosa vi aspettate che vi dica quando mi domandate degli altri progetti, cioè li facciamo quando li stiamo facendo. In questo momento sono in modalità rush perché voglio finire tutto prima delle 10:30. Poi in realtà ci sarà un altro pezzo di fogne da fare perché mi sono deciso e voglio collegare un acquedotto alle fogne. Quindi uno sarà collegato al fiume, uno alle fogne. Lo so. C'era da scegliere. Abbiamo scelto la cosa forse meno tryhard. In realtà neanche tanto. Però alla fine la mia scelta è di farle entrambe. Quindi voglio il tryhard massimo. Non ci possiamo risparmiare. Sai perché l'acqua non scorre nei blocchi waterloggabili di base? Risolverebbe tanti di quei problemi. Fatto. La tratta è finita. Mancano questi dettagli qui. Che, come ho detto prima, avrei recuperato solamente in seguito. Quindi, intanto, leviamo pure questi. Cancelli sul ponte. Hai ragione, i cancelli sul ponte. I cancelli sul ponte vanno così. Vero? Ok. Andiamo a prendere gli ultimi materiali. Poi, quando ci sarà da collegare il castello, dovremo intervenire per fare un collegamento, logicamente. Allora, abbiamo il fango compatto, non mi ricordo come si chiama, il Mudbricks e la Dripstone Pointed senza blocco. Ok, quindi sono tre cosette, veloci, veloci. Ah. Tanto ho il naso tappatissimo. Ho saltato l'uscita. Certo che ci vuoi raccontare della tua giornata, oltre all'infelice parentesi.
dei commenti, vabbè, cioè non è che infelice parentesi, però morta lì, cioè è stata una cosa della mattinata. E che cosa vi racconto? Boh, in realtà nel pomeriggio vi racconto un aneddoto divertente. Nel pomeriggio ho aggiornato le mappe custom nel server della Coblemon, che vi ricordo è aperto a tutti. Sub e non sub, se siete Java e avete un account legale comprato, potete entrare nel server e anche accedere alla modalità Coblemon. Punto esclamativo Coblemon, ricevete il tutorial e tutto quello che vi serve. Punto esclamativo server, c'è cioè l'IP direttamente. Ok? Che è play.eblcraft.it. E all'interno ci sono i cosmetics, tra cui le mappe custom. Ah, sapete cosa mi sono scordato? Il libro di sub è che volevo fare un obiettivo oggi per uno spoiler. Mi sono scordato completamente di darvi lo spoiler. Non ho messo l'obiettivo. Ora è troppo tardi. Merda. Vabbè, niente. Dov'è il Madbricks? Questo ci serve, però. Non ho i Madbricks in queste chest. Molto male. Questo va qui. E quindi stavo dicendo che praticamente ho aggiunto queste mappe custom, ho aggiunto 27 nuove mappe. E quindi diciamo ci ho messo un po' per farle. È stata una bella fetta del pomeriggio. Qual è il fun fact? Io una volta avevo introdotto questo momento Pinterest in live. Pinterest è un social dove si cercano immagini e si crea una bacheca con le tue immagini preferite che trovi in giro. E sono cose artistiche, fan art, cose molto mood. Cose particolari, io non potrò mai più mostrare a nessuno né in live il mio Pinterest. Perché per il server c'è la categoria di mappe custom delle waifu. E quindi parte del mio lavoro di aggiornamento è andare su Pinterest e cercare le waifu. E quindi il mio Pinterest, la mia homepage, potete solo immaginare che cos'è. È un disastro. Non si può far vedere. Dovevo usare un account diverso? Certo, dovevo usare. Avrei dovuto. L'ho fatto? No. Ormai è andata. Ormai è così. Chiaramente niente di pornografico, eh. Non ci sono queste cose su quel sito, sono tutte robe tranquille, però comunque potrebbe essere un elemento di imbarazzo. Questo intendevo. Io non so dove tengo le cose in tutto ciò. In teoria qualcosa trovi. A parte che Sebastiano, scusami, come fai a sapere che qualcosa trovi? È Sebastiano? Beh, no, ma non penso, dai, non penso. Non credo che ci siano contenuti di quel genere. Eh sì, per la scuola, certo, hai cercato per la scuola, va bene. Ci credo, tranquillo. Io credo in te, mi fido. Se faccio così. No. Così. Sì, ce li facciamo bastare. Va bene così. Come Instagram in teoria sappiamo tutti poi com'è. Allora, io sono contrario all'uso dei social per postare cose, diciamo,
nudo volgare, ok? Perché ci sono altre aree nell'internet dove destinare queste cose. Finché è artistico, posso capire. Quindi non ho mai capito cosa si cela in questi social. Anche in Instagram non era vietato il nudo. Scusami. Twitter ha i filtri. Quindi so che tu puoi mettere un filtro e postare il cazzo che ti pare. Però ci sono tutti i controlli e cose. Ma io ero rimasto che su Instagram non si poteva categoricamente. Penso ti bannino se posti una roba del genere. Se posti del nudo su Instagram dovresti essere bannato. Sì, XX, certo. Vabbè. Ce l'avevamo capito ugualmente. Non si poteva mettere un vestito semitrasparente e non succede niente. Ok, quindi contenuti, diciamo, borderline che accarezzano i limiti. Però senza andare oltre. Boh, vabbè, ma non lo so, non lo so cosa pensare in merito. Ok. A posto, direi. Gente, sono le 10 e 28. Siamo in orario. Come promesso, ho completamente finito il tratto delle fogne, compreso di luci, acqua, dettagli, fatto tutto. E vi dico di più. A posto così. Allora, i video delle mamme che allattano, capisco che ti puoi un attimo scandalizzare se sei molto piccolo, però dovrebbe essere un gesto naturale e credo che sia più sbagliato. Cioè, l'errore sta nella persona che lo associa alla sessualità piuttosto che chi lo fa. Una cosa normale. Certo, dici perché dovessi postarlo su Instagram? Ha senso postarlo su Instagram? Boh. Ha senso postare qualsiasi cosa su Instagram? Boh. Va bene, grazie Mick che sta facendo intanto una ricerca su Pinterest che nessuno ti ha chiesto e dalla quale mi dissocio. Io direi che cambiamo argomento, dai, che dite? Andiamo a fare questo libro di sub. Comunque nel frattempo in chat mi avete fatto un sacco di domande, alcune molto inopportune, sapete che non vi ho risposto perché non vi ho cagato, non è che non vi ho letti.
ci sono state delle domande che non necessitavano risposta. E sì, diciamo che questa serata survival forse non era la più indicata per fare uno spoiler, dato che Alexei, Pio e Kira sono i nostri sub di oggi. Bello. No, io boh, non lo capisco più neanche Twitch ormai. Beh, sì, sto guardando un attimo i dati, avete fatto tutte le sub ieri. Ricordando che settimana scorsa, lunedì, ho fatto pochissime sub, mercoledì e giovedì le ho praticamente doppiate senza streamare. È strano il web ultimamente. Insta sempre peggio, soprattutto i commenti, sempre più odio verso gli altri senza senso. Ma ovunque, è così, ovunque. Cioè, e anche il discorso che facevo prima dei commenti su YouTube non erano commenti d'odio, era una stronzata di Minecraft. Però c'è proprio voglia di rompere il cazzo. Io quello che dico, non dovete rompere i coglioni. Perché proprio c'è gente che ha voglia di rompere i coglioni. Cioè, aprono la mattina i social e hanno voglia di litigare, discutere e tutte ste robe qui. Cioè, ormai non se ne può davvero più. TikTok, Instagram, peggio ancora. Threads, non ne parliamo. È proprio stata una fogna a cielo aperto. La direzione dei social è quella, apparentemente. Non so come potranno cercare di contenere tutto quest'odio dilagante. È incontrollabile, cioè fai prima a chiuderli. No, ma a parte gli scherzi, dire quando hanno una vita vuota. Sì, vita vuota, probabilmente anche vita abbastanza stressante. Cioè le persone sono scontente, stressate e si buttano sui social a sfogarsi sugli altri. Beh, è effettivamente così, non è una presa per il culo. Secondo me è effettivamente così, c'è proprio un problema a livello sociale dove le persone impazziscono e vanno sui social a fare i matti. È così. Io Threads non l'ho più aperto. Dall'anno scorso non l'ho più aperto. Stato un esperimento, ci ho scritto due minchiate, ho fatto anche una polemica su Threads, di proposito, volevo rompere un po' i coglioni. Perché già che c'eravamo. In realtà non volevo insultare nessuno, però era una critica costruttiva e poi mi sono divertito un po' a trollare perché l'avevano presa male. E sono anch'io frustrato, sì, probabilmente. Vabbè, al di là di quello non l'ho più aperto perché, vabbè, a parte quella piccola parentesi, ho detto, boh, cioè, il social è questo. Il post con più interazioni è stato perché mi sono messo a discutere con dei babbei perché fanno sub for sub su Threads, cioè, ma che cazzo, non l'ho più aperto, basta. Non ha proprio senso perdere tempo così. Beh, giusto perché da content creator, nuovo social, ti apri l'account, vedi come va e poi mal che vada ce l'hai. Cioè, mal che vada hai il tuo account con il tuo nome se ti serve in futuro, però. Beh. Miki, mi spiace che tu stia ancora cercando certe cose su Pinterest. Io adesso ti muto perché non. Cioè, capisco che ti faccia ridere la cosa, ma non posso continuare a tenere certi commenti in chat. Mi chiedo perché si stia arrivando a questi livelli. È vero che i social hanno amplificato la comunicazione, quindi tutti scrivono e fanno cose dove e con chi vogliono. Però in generale il livello di tossicità che stiamo raggiungendo è impennato negli ultimi anni a picco. Come già vi dissi, la soluzione a questi mali è spegnere il cellulare. Quando voi spegnete il telefono o il computer, se voi siete
saturi dell'ambiente dove vi trovate, cioè non è che siete costretti a spegnere il computer o il telefono, potete cambiare social, potete chiudere l'app, fare altro, però nel momento in cui voi spegnete non esiste più nulla, cioè voi pensateci, qualsiasi cosa avete litigato, vi hanno insultato, shitstormato, qualsiasi cosa, chiudete, spegnete, non esistono più. La vita reale non è quella. Questa è la cosa migliore che possiamo ricordarci tutti. E la soluzione è che se siete giustamente stanchi della tossicità dilagante nel web, perché è così, sta diventando sempre più tossico internet, cercate di usarlo meno o trovate delle isole felici dove concentrarvi. Ad esempio, se qui in live vi trovate bene, state tranquilli, vi divertite, tenetevi stretta la community, tenetevi stretta, la serata con le live, che sia la mia, che sia qualsiasi altro canale. Magari ci sono dei canali YouTube che hanno una community estremamente educata, giusta. O, insomma, ci sono post, ci sono forum, ci sono tante cose. Oppure semplicemente non siete costretti a dover frequentare i social perché lo fanno tutti. Cioè, ricordatevi che non è, alla fine non è quella la vita reale. Non è mai quella. Quindi, se li mal soffrite, levatevi. Fine. Trovato un canale che parla di Tolkien, il tipo che parla mi esprime una passione davvero ispirante. Perfetto, ti piace Tolkien? Segui quel canale, interagisci, cerca di entrare in quel giro e troverai magari un posto che ti piace frequentare. Buono. Comunque ragazzi, bei discorsi, sarebbero dovuti uscire prima. Però adesso chiudiamo la survival e andiamo su Palworld. Quindi io vi ringrazio di aver seguito. Se non seguite Palworld, ci vediamo domani sera alle 20:30 con la randomizer. Altrimenti, anzi, e domani alle 14:30 live pomeridiana per il Pokémon Presents. Altrimenti, ci vediamo. Cioè, continuiamo la live. Basta. Se non seguite Palworld, iniziate a farlo, giusto?